Qui siamo nel bel mezzo del Parco di Veio, un parco nel quale non bisognerebbe mai costruire, o comunque sia, le costruzioni dovrebbero essere prima approvate dall'ente parco e te li Esclusivamente consiglio. dedicate a agricoltura o Sì. diciamo E finalità questi qui, analoghe. sì, questi qui te li consiglio. Vedi che belle nuvole e tutte sparse qua sopra, che danno proprio l'idea di un qualcosa di molto naturale, specifico. Io queste nuvole qui mi ricordano i grandi pittori del Cinquecento. E qui abbiamo un'altra bella casa Una villona, non una una villa, una villona super villa che costruita nel cuore dopo la creazione del nel parco. 97 del parco, costruita più o meno attorno al 2004-2005, di circa 2000 metri quadri coperti, di Esattamente. proprietà, indovinate un po'. Di qualcuno che poteva costruire, perché l'Italia è un paese dove quelli Dovrebbero tutelare. sono quelli che sono i primi, come è stato dimostrato di recente anche in televisione, dove tutti i personaggi che dovevano essere incaricati della moralità pubblica erano i più corrotti, né più né meno di quanto denunciato nei bellissimi film di Alberto Sordi, compreso quello che era il moralista, intitolato Il Moralista, dove questo andava a minacciare, a moralizzare. Alla fine, quando lo prendono con la marmellata alle mani, dice: "Ma qui il più pulito c'ha la rogna". Ecco, e quella la realtà dell'Italia è questa: come sei in una posizione praticamente di vindice, capito? Tipo Verre in Sicilia, no? Quello ai tempi di Cicerone, no? Ecco, quando sei in una posizione di questo genere, approfitti per venderti e per comprare quello che ti pare. Hai Anche capito? perché c'hai per le mani, diciamo, la materia E prima. nessuno ha il coraggio, capito, di contestare quello che dici. Perché è anche una questione di viltà pubblica, soprattutto. Beh, Non toccare questo basta che è vedere quello potente. che è successo oggi, no? Di cui parlavamo poco fa. Certamente, noi diciamo così che. Ecco, vedi, qui siamo di fronte a un reperto Eccezionale. Questa è la eccezionale. cosiddetta tomba delle anatre. Ah, questa è la famosa tomba delle anatre, Eh guarda sì. che meraviglia. Questa è la tomba delle anatre, è il più antico esempio di tomba dipinta dell'epoca etrusca. Ci sono dentro una serie di anatre che camminano, Sì. Ah, quella famosa, stilizzate, proprio quella. stilizzate, sì. Certo. Ed è una cosa bellissima. Ovviamente chiusa a chiave. Mi pare giusto. Se no, le anatre Spariscono subito. sarebbero subito sparite e poi le avremmo viste in salmì. No, anzi, l'anatra all'arancia. Ecco, capito? Bello, bello, mi piace, veramente No, bello dentro quello allora qui. c'è la tomba, essendo diciamo un periodo semi-arcaico, fra il VI e il VII secolo, perché sembrerebbe attorno al 650 a.C. la datazione, è semplice, è anche diciamo, molto nuda, è diciamo, un cunicolo. Largo, non c'è un prona o nient'altro. Ecco, questo era l'ingresso, Certo, si vede diciamo, con benissimo, certo. il corridoio di arrivo. Lì c'era la tomba di chiusura dove c'è la pietra di chiusura dove c'è il portone. E poi c'era il cunicolo interno e sui due lati, sui due, diciamo, rialzi laterali, le due sepolture, no? Dell'uomo e della donna, Marito e probabilmente. moglie, gente potente. Esattamente. E tutto attorno viene, di fronte pure c'è un altro baldacchino, diciamo, ripiano del tufo, e di fronte c'è tutta, diciamo, questa teoria di anatre camminanti stilizzate, molto, molto, diciamo. Sì, ricordo di averle viste, ma in Sì, testi, non in testi speciali, ma proprio in è testi stato normali, un insomma, di ritrovamento eccezionale arte, certo. perché nel 2003
2003-2005 è avvenuto, adesso la data esatta non me la ricordo, diciamo, ci ha avuto, diciamo, la originalità di essere l'opera rupestre dipinta più antica etrusca ritrovata finora, quindi insomma è veramente un certo. Unicum, ecco. Certo. Allora, noi per concludere dovremmo citare il Foscolo: a egregie cose l'animo accendono, o Pindemonte, diceva, non c'è solo questa, diceva il buon Foscolo. Allora, perché le tombe dei grandi tutta questa accendono l'animo. Tutti, come dicevamo prima, tutta questa collina fiancheggia l'antica via Nepetina che da Veio portava a Nepi. Certo. E qui praticamente, come facevano i romani con il mausoleo, per esempio, di Cecilia Metella o analoghi, diciamo, lungo le strade consolari, chiamiamole così, si svolgeva, diciamo, l'attività religiosa del rito dei morti, ma anche, diciamo, si dava esecuzione al controllo della sanità, per certamente. Cui le sepolture erano al di fuori della cerchia muraria, e poi si dava lustro alla famiglia e alla ricchezza della potenza della famiglia attraverso i mausolei, certamente. O i tumuli o le tombe. Per ritornare a questa concessione, ci sono praticamente, questo è un sepolcreto, sì, qui, si vede chiaramente. Nel 1908, anche là si vede qualcosa, tutta questa zona qui ci fu una campagna molto fra il 1908 e il 1914, prima dell'entrata in guerra, ci fu una campagna di scavi enorme di tutto questo territorio, dove apparvero migliaia di sepolture, la stragrande maggioranza ovviamente molto povere, però anche dei ritrovamenti notevoli. Quindi c'è, diciamo, qui sotto rinterrato un patrimonio enorme di arte, certo. Di cultura e di quant'altro, se non di ricchezza pura. Ci è voluto economica. Napoleone per riportare la situazione, sì, infatti, i primi scavi dell'antica Roma. I primi scavi sono del 1805. Sì, no, parlo di Napoleone nel senso delle norme igieniche di Napoleone, che obbligava a seppellire i volteriani, fuori illuministi città. Portati qui da Napoleone. Fecero i primi scavi attorno al 1805-1807. Ovvio. Qua nella zona che si chiama di Grotta Gramiccia, sì. Che è poco più avanti. Così come ovviamente lo fecero nell'antico Egitto. Certo. Qua ci sono altre, sempre grazie ci a sono altre tombe, eccole qua, guarda, vieni. Ecco, lì ovviamente è in parte crollata, vedi? Sì. Vieni, andiamo avanti. Hanno trovato anche qui qualcosa, però ovviamente... Certo, guarda un po'. Guarda un po' che roba. Vieni. Cioè qui tutta la collina è tutta così, è una sequela, certo. di abbiamo, certo. Ovviamente, come detto, non ci sono le risorse per mantenere in vita in maniera durevole, anche fruibile dal turismo, non è possibile, quindi, non è ovvio. In alcuni casi vengono scavate, diciamo selezionate, analizzate, dopodiché scannerizzate, fotografate, certamente. Cioè, dopodiché vengono richiuse. È naturale. Vieni. Riprendi le tombe. Ho ripreso, oh. Qua, questa l'hai ripresa, no? Possiamo anche entrare, se vuoi. No, non c'è nessuna ragione. Il sole si è un po' oscurato. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Una volta che i morti erano introdotti e tutte le vivande per la sopravvivenza, sì. E post mortem, gli ovuli, sì. Eccetera,
venivano, diciamo, la tomba poi veniva sigillata in quel modo, certo, lì, vedi? Certo. Con o una pietra tombale unica, oppure con una serie di pietre che venivano però cementate e quindi rimanevano. Queste pietre tombali qui, queste pietre, una volta le mettevano i morti, adesso le pietre tombali le mettono ai vivi e soprattutto per nascondere le porcate di questo infame regime nel quale noi viviamo. Allora qui, come avete visto, qui c'è tutta una serie, dunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombe. Ma se seguitassimo a scavare, troveremmo qualche migliaio di tombe, per forza, perché considerate che a Veio ci abitavano mediamente attorno alle 1000-2000 persone, certo, dentro il perimetro delle mura di Veio. E quindi, considerando che Veio è esistita dal 900 avanti Cristo fino al 400 praticamente, e poi anche successivamente in maniera molto più scarna, più, diciamo, debilitata e quant'altro. Però insomma sono 500 anni che allora le generazioni erano di 25 massimo 30 anni, la durata media della vita. Certo. Per cui ogni secolo ce n'erano tre generazioni e quindi 2000 diciamo per 3, 6.000 abitanti per secolo, per cui in 5 secoli sono 30.000 sepolture. Pronto?